Benvenuti alla puntata numero 8 di Motor News. Ciao Marcelo. Ciao Serena, benvenuta, bentornata a te dopo tre puntate che abbiamo fatto al Salone di Ginevra, finalmente qui in studio con la tua bella compagnia. E noi in questa puntata abbiamo da proporvi due interviste molto interessanti. Una a Riccardo Falci, dove dopo un passato di successo con le corse di auto elettriche, adesso ci racconta di cosa si sta occupando. Noi abbiamo trovato Riccardo in occasione di una prova del figlio all'autodromo di Adria, in provincia di Rovigo, e ci racconta un po' quello che sta facendo adesso nel settore delle auto elettriche. L'altra intervista invece è con la signora Laura Cavalieri Manasse, che è la signora sindaco di un paesino nell'alto lago di Iseo che si chiama Costa Volpino e dove si sta preparando un'importante manifestazione con la presenza di barche solari e anche di veicoli elettrici. Ma non è tutto questo, vero Serena? No, infatti, perché in questa puntata avremo anche un'intervista con Marcus N. di un istituto tecnico svizzero che ci illustrerà riguardo a un prototipo di una vettura elettrica presentata a Ginevra. Inoltre ci sono anche delle novità dagli Stati Uniti, come la collaborazione tra General Motors e Segway. Infatti adesso cominciamo subito con questi servizi che abbiamo promesso e con l'intervista di Riccardo Falci. Vediamo. Siamo all'autodromo di Adria con Riccardo Falci perché oggi è un giorno particolare perché tuo figlio debutta in Formula Azzurra in un test. Sì, mio figlio dopo aver provato per un anno con il kart nella 100 ICA ha deciso di accorciare i tempi e provare a correre in Formula. Più che provare deve vincere, altrimenti con tutti i soldi che ci vogliono sarà dura continuare. Comunque ce la metteremo tutta. Beh, diciamo che ti ha abituato bene perché in kart elettrico ha vinto e anche alla grande. Sì, il kart elettrico ha vinto alla grande, l'elettrico secondo me, al di là di quello che pensano molti, invece è una categoria che aiuta alla guida pulita e quindi credo che l'aiuterà molto anche in Formula. Adesso parliamo di elettrico, perché tu, nonostante non si corre più le competizioni di veicoli elettrici, ma tu sei sempre attivo a livello di veicoli elettrici stradale, anche fornendo la possibilità di guidare dei veicoli elettrici anche con costi elevati, ma comunque di omologarli e di poter elettrificare i veicoli. Sì, diciamo che sto lavorando su veicoli elettrici stradali utilizzando tecnologie di batterie all'avanguardia. Adesso ci sono anche delle nuove normative che permettono l'omologazione più facile. Diciamo che adesso non c'è più la necessità di avere l'autorizzazione del produttore della macchina, per esempio Fiat. Prima non si poteva modificare una macchina senza la loro autorizzazione, adesso sì. Rimane ancora il problema dell'omologazione a livello di motorizzazione, però sembra che le cose si stiano facilitando. Vedremo adesso di omologare questi mezzi. E questa è una buona cosa anche perché negli Stati Uniti io mi ricordo dagli anni 90 che sono tanti americani che decidono di rimettere in sesto, per così dire, le vecchie macchine di una volta, elettrificandole anche se non ci possono essere le autonomie alle quali siamo abituati con le auto a benzina, però questo è in vigore in America da moltissimo tempo. Ma diciamo che la possibilità di trasformare dei veicoli endotermici in veicoli elettrici è una cosa fattibile, anche se a tutt'oggi ancora con costi abbastanza elevati, ma comunque sempre meno che acquistare un veicolo elettrico già omologato. Diciamo che negli Stati Uniti le cose sono molto più semplici, purtroppo invece qui da noi ancora un po' di complicazioni ci sono. Ecco, vediamo un po'. Allora, io sono una persona normalissima che giro per strada, sento questa intervista, ti vedo, Riccardo Falci, memorizzo il tuo nome, voglio sapere di te, voglio sapere quanto mi costa, come si fa, quanto tempo, eccetera. Raccontaci un po' tutto il percorso da che il sottoscritto, ad esempio, ti porta la macchina così com'è e tu la trasformi, quanto mi costa, quanto tempo, cosa ci vuole, eccetera. Prendere una macchina endotermica e trasformarla elettrica ci vuole tutto un kit di motorizzazione, quindi motore, centralina elettronica, DC-DC per i servizi di bordo e soprattutto batterie. A livello di tempo diciamo che sono necessari una quindicina-20 giorni di lavoro per le varie modifiche e un costo importante di batterie che a tutt'oggi per fare 100-120 km di autonomia purtroppo necessitano un 10.000 euro solo per le batterie.
Dopodiché ci vogliono circa 4-5 mila euro per motore, centralina e DCDC, un po' di manodopera. Diciamo che una macchina, una trasformazione da endotermica elettrica può venire a costare intorno ai 20 mila euro. Ecco, 10 mila euro per batterie, di che tipo? Non il piombo? No, assolutamente no, le batterie sono le ultime tecnologie all'avanguardia, che sono batterie litio-polimeri. Litio-polimero significa che è una batteria che non ha nessuna emissione di gas, sopporta benissimo temperature sia in carica che in scarica, sia le basse temperature che relativamente alte temperature. Hanno una durata che è paragonabile a circa 100-120 mila chilometri, quindi tranquillamente 10 anni di lavoro. Ed è per questo che tutto sommato la spesa iniziale è abbastanza ammortizzabile nel lungo periodo, anche considerando che una carica completa per fare un'autonomia di 120 km, la spesa di energia elettrica necessaria è di circa 1,50 euro. Si ricarica anche con la corrente domestica, 3 kW sono sufficienti? 3 kW sono abbondantemente sufficienti con una ricarica che ha una durata di circa dalle 5 alle 6 ore. Ovviamente disponendo di prese con kilowatt maggiori si può caricare in tempi molto molto più brevi, si può arrivare addirittura a caricare in mezz'ora. Senza danneggiare le batterie? Senza danneggiare le batterie. Ecco, hai parlato di batterie a litio polimeri, so che sei anche l'importatore per l'Italia di questo tipo di batterie. Raccontaci un po' com'è il mercato italiano, hai avuto successo, hai avuto riscontri? Ma diciamo che per il momento le batterie litio sono ancora troppo care per avere una diffusione su larga scala, però diciamo che stiamo cominciando a utilizzarle. Man mano che le persone, la gente di tutti i giorni le prova, si rende conto del vantaggio, come dicevo prima, a lungo termine. Questa è stata una grande soddisfazione per me, devo dire, e immagino che anche per te, come logico che sia, aver visto che nel video che noi abbiamo fatto, nell'intervista che ti avevo fatto tempo fa a Rio Vejo in occasione di questa gara di kart nella quale avete vinto davanti ai kart a Scoppio con il kart elettrico, c'è stata una grandissima quantità di visite e ancora oggi, a distanza di oltre 2 anni di questa intervista, c'è gente che continua a fare dei commenti. Questa è sicuramente una grande soddisfazione. Beh, diciamo che il video che è stato messo su YouTube in realtà ha portato tantissime telefonate, tantissimo interesse, anche molta incredulità, perché la gente non credeva possibile un risultato del genere. Devo dire che sono stato contattato anche da diverse case produttrici di carte con l'idea di mettere in pista dei monomarca elettrici. Ancora stanno valutando un attimo i costi, perché indubbiamente il kart elettrico prestazionale a livello di quello che io ho costruito costa ancora un po' di più di un kart da competizione a benzina. Bisogna però tener conto che non inquiniamo, sulle piste non ci sono problematiche del rumore, cosa che invece con i kart a benzina sempre di più si presenta il problema. Beh, visto, considerando che poi questa è responsabilità anche dell'Electric Motor News, mi fa piacere di questi contatti. Certo. Niente, continuiamo così, io sono molto fiducioso per il futuro. Ovviamente l'elettrico ancora, vuoi per le infrastrutture, vuoi per la mancanza di colonnine di ricarica, vuoi perché ancora le batterie sono molto care, è limitato a mio avviso a una media percorrenza, diciamo dai 100 km di autonomia ai 200 km di autonomia. In realtà oggigiorno non sarebbe niente di difficile a costruire una macchina con autonomie anche maggiori, anche 300, anche 400 km. Ovviamente i costi delle batterie sono molto elevati. Sì, ma senza andare tanto su con l'autonomia, questo bisogna anche dirlo, perché io credo sia più un problema di mentalità, nel senso che è vero che, vedendolo così, abituati ai nostri 600-800 km di autonomia delle macchine a benzina o diesel, c'è da dire che quanti siamo quelli che facciamo al giorno 200 km di autonomia di percorrenza? Pochissimi, diciamo che la maggior parte degli utenti oggigiorno in città non percorre più di 40-50 km. C'è da dire, come dicevo prima, che con le infrastrutture valide, quindi distributori di benzina,
che invece che dare benzina diano energia elettrica con prese di corrente molto elevate e con batterie che sono già praticamente disponibili, sarebbe possibile fermarsi a un distributore di energia elettrica, mettere in carica la macchina, prendersi un caffè e dopo 10 minuti ripartire. Questo già oggi è possibile. Io ti ringrazio Riccardo di queste parole e noi ci vedremo sicuramente in queste gare di Formula Azzurra e i miei migliori in bocca al lupo per tuo figlio. Marcello, grazie mille a te. Ciao.